Si fa sempre più cupo il futuro per i 180 lavoratori delle terme di Caramanico. La società termale resta infatti chiusa malgrado la stagione sia stata aperta ufficialmente dallo scorso 15 giugno. L'assessore regionale Mauro Febbo ha convocato stamani gli amministratori del comune di Caramanico e i rappresentanti della società termale per fare il punto sulla situazione e vedere se sussistano le condizioni per salvare l'attuale stagione. Lì c'è un privato che negli anni ha portato la società al proprio dissesto economico finanziario. Lì c'è un buco di oltre 21 milioni di euro, c'è una dichiarazione di liquidazione volontaria che peraltro tutela la società perché non scattano le procedure concorsuali e quindi anche eventuali responsabilità, ma chiaramente ci crea problemi per scendere in campo come regione e magari aiutare un passaggio, aiutare se ci sono altre società, altri imprenditori che vogliono intervenire. Quindi è chiaro che il primo passo deve essere fatto dalla società. Stando così le cose, ha aggiunto ancora Febbo, l'attuale società non può riaprire in quanto non può partecipare ai bandi pubblici per beneficiare dei contributi regionali o statali. Con il DURC non in regola e la richiesta di liquidazione volontaria, non ci sono le condizioni per poter gestire la struttura. Le forze di opposizione di centrosinistra nei giorni scorsi hanno tenuto proprio un'apposita conferenza stampa ribadendo l'immobilismo della regione Abruzzo. Ma le forze di opposizione dovrebbero solo tacere perché dovevano intervenire, potevano intervenire in tempi non sospetti, cioè negli anni precedenti, non dovevano rinnovare la concessione ventennale perché sapevano che quella società era una società decotta, perché sapevano che promettere 900.000 euro rispetto a un debito di 22 milioni di euro è una cosa ridicola. Peraltro fare un bando significa giustamente aprirlo al mondo intero, perché un bando tutti possono partecipare, a meno che non si vogliono fare altre cose che noi non faremo mai. Ma soprattutto dimenticando due cose essenziali: se una società è in liquidazione volontaria e non ha il DURC in regola, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi farebbero bene a tacere, farebbero bene a non intervenire su cose che loro non hanno saputo affrontare, hanno portato a questo stato di cose, per magari sapendo già il danno che avevano creato e quindi un risultato di una perdita elettorale, lasciare la patata bollente a qualcun altro. Si è perso molto tempo, è stato detto, se si considera che la passata amministrazione di Caramanico nel mese di novembre del 2018 aveva avviato un tavolo tecnico con i rappresentanti di Federterme, i quali avevano trovato un interlocutore interessato a rilevare la struttura. Si è parlata anche dell'ipotesi di alcuni imprenditori interessati a questa struttura anche di fuori regione. Appunto, siccome siamo in contatto con questi imprenditori che doverosamente ci parlano, chiediamo uno sforzo agli imprenditori che hanno una situazione di difficoltà, ma se vogliono risolvere i loro problemi devono aiutare la regione a risolverli. Cresce infine la preoccupazione dei lavoratori che vedono il loro futuro sempre più a rischio.